sono pronti a darsi battaglia sotto rete a colpi di diritto, rovescio e volè gli oltre 600 ragazzi tra i 9 e i 16 anni che si sfideranno nel consueto appuntamento tutto barese del torneo di Natale di tennis giovanile. Da sabato 16 sino al 23 dicembre la società ginnastica Angiulli di Bari sarà il fulcro di uno dei tornei federali più noti a livello internazionale, con il 50% di atleti provenienti dalla Puglia e l'altra metà dal resto d'Italia. Quando ho iniziato a ricoprire il ruolo di assessore allo sport della nostra città c'erano alcune certezze del mondo sportivo. Uno di questi è il torneo di Natale dell'Angiulli, qualche anno organizzato insieme agli altri circoli, qualche anno solo come Angiulli, ma che porta a Bari diverse centinaia di ragazze e ragazzi con le loro famiglie qualche giorno prima di Natale. Abbiamo superato le 600 ragazzi iscritti, vengono da almeno 6 regioni d'Italia, anche dalla Sardegna, vengono dall'Umbria, del Lazio, Sardegna, Marche, Calabria e ovviamente il 50% sono pugliesi, per cui insomma sarà un bel impegno quest'anno. Le vittorie del tennis nazionale, Jannik Sinner tra tutti, stanno spingendo i ragazzi verso questo tipo di disciplina sportiva? Assolutamente sì, hanno dato un nuovo impulso al movimento tennistico, anche perché insomma vincere la Coppa Davis dal punto di vista maschile, arrivare in finale, essere secondi dal punto di vista femminile, non è una cosa che succede tutti i giorni, forse ogni 47 anni.